Ringraziamo tantissimo il presidente Romano Prodi alla mia sinistra, Flavia Prodi. Flavia Franzoni Prodi, Piero Badalone che è venuto apposta per Roma, quindi tanti ringraziamenti anche a lui. Il professor Patrizio Bianchi, rettore dell'Università di Ferrara, ed è stato presidente anche di Nomisma, quindi è in un certo senso un figlio della scuola economica del professore. C'è un piccolo fuori programma, io chiamerei Carlo Soricelli, artista naif di Bologna, che vuole fare una donazione al presidente Prodi. C'è una statuina, lui è autore di un noto presepe, questa statuina è molto simbolica, è il Biagi imbavagliato. Volevo dire che se lei può dare questa scultura a Biagi dopo aver vinto le elezioni, perché una delle cose più gravi che sono capitate, tra le altre, è quella di aver imbavagliato nelle televisioni pubbliche più grandi giornalisti italiani. No, l'unica obiezione che le faccio è che gliele do prima delle elezioni, gliele do subito. Mi sembra più giusto. Grazie, bellissimo. No, glielo mando, guarda, glielo mando subito e la gradirà moltissimo. E gli di un piccolo angioletto alla festa nazionale dell'unità a Reggio Emilia. Sì, me lo ricordo. Fu ben augurato, speriamo, anzi sicuramente lo sarà anche questa volta. Va benissimo. grazie. Bene, allora siamo qui per la presentazione del libro insieme di Flavia e Romano Prodi. Il libro avete visto è anche in vendita fuori, edizioni Paoline. Questa sera alterneremo quindi letture di alcune pagine del libro con gli interventi dei nostri ospiti. Come potete immaginare è stato molto difficile scegliere le pagine da leggere questa sera perché mi sembravano tutte interessanti, tutte per qualche motivo, per motivi biografici. C'è un passaggio per esempio che ricorda che la famiglia Prodi ha vissuto anche in un edificio che era sede del Partito Comunista, quindi anche questo mi è sembrato un elemento biografico che potesse avere una sua importanza. Poi ci sono altre parti invece che mi sembravano utili da proporvi per motivi politici, dove si parla per esempio delle frenetiche settimane di incubazione del progetto dell'Ulivo, poi elementi più di curiosità, di colore, come è stato il battesimo, l'ingresso nell'alto mondo della politica internazionale, della politica istituzionale italiana, insomma tantissime, il progetto europeo, la Cina, non le voglio elencare tutte. Questo solo per darvi un'idea, anche un altro capitolo interessantissimo, quello radici cristiane e laicità, quindi il rapporto tra il mondo cattolico e invece l'entità Stato. Insomma, tantissime le pagine che meritano di essere lette. Qualche solo accenno ve l'ho voluto dare per darvi l'idea della ricchezza. Comunque, la scelta poi alla fine l'ho dovuta fare e quindi darei la parola, nel senso letterale del termine, a Deborah Pometti e invece la musica di Romano Romani per leggerne alcune. E cominciamo con un paio di flash sui genitori di Romano Prodi e anche su un passaggio che riguarda l'adolescenza del Presidente. Deborah Pometti, dell'Associazione Libri e Dintorni. La madre di Romano, Enrica, dopo qualche mese di lavoro come maestra, si era dedicata a tenere dietro ai tanti bambini, una squadra quasi numerosa come una classe. Nonostante questo enorme impegno, aveva sempre trovato modo di dedicarsi alle opere della parrocchia, a quello che oggi chiamiamo volontariato. A più di 50 anni, quando ormai i ragazzi erano abbastanza cresciuti, trovò l'entusiasmo per occuparsi da volontaria, ma con un grande impegno di tempo, del Comitato Italiano Difesa della Donna. Un'istituzione che, dopo la chiusura delle case di tolleranza, conseguente all'entrata in vigore della legge Merlin,
si occupava di recuperare a una vita normale e al lavoro le donne che uscivano da quell'esperienza. Per questo organizzò, con la collaborazione di un assistente sociale e di una maestra di taglio, un laboratorio di sartoria in cui, nel corso di 20 anni di attività, trovarono modo di guadagnarsi la vita più di un centinaio di donne. Proprio a loro fu offerta la possibilità di apprendere un lavoro, cosa che le aiutò davvero. Fu per questo che molte di loro mantennero nel tempo rapporti costanti con Enrica. Il padre di Romano, Mario, ingegnere e unico ad aver studiato fra i componenti di una numerosa famiglia contadina, era impiegato in provincia. Nato nel 1895, aveva potuto laurearsi per circostanze del tutto particolari. Molto bravo a scuola, soprattutto in matematica, finite le scuole tecniche poté frequentare la scuola di allievi ufficiali. Fu sottotenente e tenente sul Montello e a Sabotino durante la Prima Guerra Mondiale. Con i risparmi accumulati poté frequentare l'università e laurearsi in ingegneria e continuò sempre a studiare. Leggeva e annotava minuziosamente riviste scientifiche. Romano racconta sempre due particolari di questa vicenda del padre. Il primo è che non solo provvedeva direttamente alle spese universitarie, ma versava ogni mese una somma di denaro ai genitori per compensare il fatto che, a differenza di altri familiari, non lavorava la terra. Il secondo è che, essendo arruolato nel corpo del genio, ricordava sempre Santa Barbara il 4 dicembre, fu trattenuto nel servizio militare per 6 mesi dopo la fine della guerra e assegnato a progettare il raddoppio delle ferrovie tra Verona e Bologna. Episodio questo che Romano ricorda non solo tutte le volte che facciamo questo tragitto in treno, ma che cita anche nelle conferenze in cui parla della situazione delle infrastrutture italiane, sottolineando che è passato ormai un secolo e che quella ferrovia è ancora in gran parte a binario unico. Bene, questo capitolo del libro era scritto da Flavia Prodi. In cooperazione con Romano Prodi, infatti ce ne sono alcuni che sono scritti insieme ed altri che invece ha scritto solo uno dei due. E la prossima lettura che vi proponiamo fa parte di nuovo di un capitolo scritto da Flavia Prodi ed è ci serve così per toccare uno dei temi a lei più cari, il tema dell'educazione dei figli, il legame con la vita di quartiere, la rete di relazioni di vicinato, la scelta della scuola pubblica per i figli. E quindi vi proponiamo anche questa lettura e poi passiamo ai primi interventi dei nostri ospiti. Si possono avere idee molto diverse della vita familiare. La si può pensare più o meno aperta agli amici e ai parenti, più o meno organizzata. Credo però che non debba mai venir meno la certezza che la famiglia può essere di grande aiuto a ciascuno dei suoi componenti. È questa l'idea di famiglia e di casa che abbiamo voluto trasmettere ai nostri figli senza far loro prediche, raccomandazioni o altro, ma cercando di vivere e di far vivere a Giorgio e ad Antonio un'esperienza positiva. Abbiamo tentato di far capire loro che la casa è anche un luogo dove si può stare bene, dove non ci si chiude, ma dove al contrario si possono incontrare tante persone diverse, da dove si può guardare all'esterno e magari farlo con un maggiore senso di sicurezza, dove si può trovare spazio per se stessi, spazi di libertà. Il problema mai risolto dei genitori è infatti quello di non trasmettere solo regole, ma di garantire anche tanti spazi di autonomia e di assicurare l'incontro e il confronto con diverse esperienze. Noi abbiamo cercato di trovare un equilibrio tra questi diversi aspetti, partendo naturalmente dalle nostre esperienze nelle famiglie di origine. Venendo da una famiglia tradizionalmente borghese, di cultura liberale, io ho la sensazione di aver preso tutte le decisioni fondamentali della mia vita in assoluta libertà. Ho frequentato gli amici scelti da me, ho scelto il liceo scientifico, deludendo i miei genitori che avrebbero preferito che facessi il classico. Ho fatto di testa mia anche sposandomi prima della laurea, rispettando però il patto con mio padre di laurearmi per tempo. Lo stesso vale per Romano, che proviene da una famiglia in cui erano in tanti, ma il cui confronto e la discussione erano importantissimi, i cui fratelli e le sorelle più grandi potevano suggerire percorsi culturali e professionali diversi. Insomma, tutto sommato, due esperienze positive che ci hanno insegnato che in famiglia si può vivere bene. Questo è il messaggio che si dovrebbe poter dare ai figli. Forse per questo Giorgio e Antonio hanno scelto con entusiasmo di sposarsi giovani e di avere figli. Entrambi hanno già un bambino.
Ci è voluto però il nostro aiuto per metter su casa. Chi non ha alle spalle una famiglia con disponibilità economiche fatica sempre di più a costruirne una nuova. La difficoltà o l'impossibilità di mettere su casa è uno dei drammi delle nuove generazioni. L'impegno politico per la famiglia deve tenere conto di tutti questi aspetti, deve creare condizioni economiche che consentano questa scelta. E qui è in gioco un problema di sviluppo economico e di distribuzione equa del reddito. Ma la politica deve anche saper comunicare l'idea positiva di famiglia. Messaggi di questo tipo sarebbero molto più utili degli esasperati anatemi contro chiunque sembri attaccarne l'integrità. Non ci si può limitare agli atteggiamenti di carattere esclusivamente difensivo dell'istituzione della famiglia. Bisogna saper trasmettere e comunicare gli aspetti positivi che la famiglia può, in forma diversa, offrire ad ogni persona. Una famiglia in cui si educa, ci si aiuti nelle inevitabili difficoltà e che insegna a vivere con gli altri. Una famiglia nella quale ci si può divertire. Quando si parla di famiglia, è forse meglio non avere ricette troppo standardizzate. L'importante è credere che essa ci possa aiutare a vivere meglio. Ma forse la nostra famiglia è stata particolarmente fortunata ed è per questo che è meglio non generalizzare. E ci sono anche le pagine sulla scuola. Sì. È stata l'occasione per inserirci pienamente a Bologna. La conoscenza di altri genitori, perciò di persone che vivevano nel nostro stesso quartiere, ci ha permesso di entrare in contatto anche con le istituzioni locali e con quello che ci offrivano. A cominciare dalla scuola materna del quartiere, che in quegli anni non presentava problemi di liste di attesa. I metodi didattici erano accurati. La nostra scuola seguiva il metodo di Bruno Ciari, pedagogista che aveva impostato il sistema delle scuole materne a Bologna. La scuola vicina seguiva il metodo di Maria Montessori. Il febbraio pedagogico, un'iniziativa promossa dal comune per confrontare le esperienze di tutte le scuole della città, vedeva la partecipazione di esperti, insegnanti, genitori e dade, un nome affettuoso per indicare le bidelle particolarmente formate che aiutavano gli insegnanti. Le riunioni mensili tra genitori e insegnanti erano vere e proprie occasioni di programmazione delle attività didattiche e non solo. I genitori partecipavano anche alle piccole opere di manutenzione della scuola, riassetto del giardino, riparazioni del materiale didattico, eccetera. Fu la scoperta dell'importanza di vivere una vita di quartiere, anche per l'educazione dei nostri figli. E in questo clima, così rassicurante, erano possibili cose oggi negate. I miei figli, per esempio, hanno potuto iniziare ad andare presto alla scuola elementare da soli, facendo insieme ai compagni la strada a piedi. Magari con qualche genitore che controllava, non visto, dietro alle colonne dei portici. Sempre scuole pubbliche. Alle elementari, la scuola di quartiere. Per il secondo figlio, anche il tempo pieno. Anche le medie e il liceo a due passi da casa. La scelta è stata ispirata dalla volontà di fare ripercorrere ai figli esperienze simili alle nostre, perché potessero vivere insieme agli amici delle case vicine, fossero legati al quartiere in cui vivevano e ai suoi problemi. Aspetti che credo siano stati importanti per loro, oltre che per noi. Nella nostra famiglia, io e i miei figli, abbiamo frequentato solo scuole pubbliche, ma mio marito si è laureato all'Università Cattolica. Credo quindi che la scelta tra i due percorsi debba essere rispettata, ma credo che vada anche sostenuta l'importanza della scuola pubblica come scelta di un modello educativo che ti porta al confronto con tante diversità e che ti lega contemporaneamente al contesto in cui vivi. Aggiungerei anche che anche le scuole private dovrebbero avere alcune di queste preoccupazioni, e tante ne sono capaci, proprio per entrare in questo modo in un sistema educativo integrato che valorizzi tutte le risorse di un territorio. Ho partecipato spesso a incontri e dibattiti, soprattutto nelle parrocchie, sul tema del confronto e del rapporto tra scuola pubblica e scuola privata. Proprio partendo dalla scelta della scuola dei nostri figli, orientata dalla convinzione che il confronto, con tutti i rischi che comporta, educhi e rafforzi. Ho anche sostenuto che la frequenza alla scuola pubblica richiede ancora maggiore disponibilità da parte delle famiglie a impegnarsi a seguire i figli nel loro quotidiano, nel loro vivere fianco a fianco con compagni e insegnanti che possono avere idee diverse. Un ulteriore impegno che comunque vale la pena di affrontare.
La parola al nostro primo interlocutore, Piero Badalone, che naturalmente non deve limitarsi a questi temi, questa era così una piccola indicazione, ma può tranquillamente spaziare a 360 gradi sul libro. No, beh, intanto io ringrazio Silvia per aver avuto l'idea di chiamarmi. Quando mi ha detto se me la sentivo di venire a parlare di questi temi, a commentare queste pagine scritte in particolare da Flavia, ma non solo, perché credo che ci sia sempre questa sintonia nell'insieme a partire dal titolo, un po' ho sorriso dentro di me, dico, ma come Flavia, che ha nel suo DNA l'Azione Cattolica, accetterà di interagire con un vecchio capo scout? Perché di fatto poi nell'immaginario collettivo c'è sempre stata questa finzione di competizione interna fra scoutismo e Azione Cattolica. In realtà poi, leggendo quelle pagine, ho avuto una conferma, se ce n'era bisogno, che non c'è affatto questa distonia, anzi c'è una convergenza costante e continua sui valori che riguardano appunto l'educazione dei figli, la formazione religiosa, ma anche la formazione alla vita e quindi anche alla politica. È un tema in particolare, l'educazione alla politica, che crea molte preoccupazioni sia a Flavia che a Romano, ma non credo che non si possano condividere, in particolare pensando ai giovani, alla fatica di creare di ricostruire un rapporto di fiducia tra i giovani e la politica. Ma non andiamo troppo lontano, partiamo da quello che è un po' lo spirito del libro, che è la cosa che mi ha colpito di più. Piccola parentesi, devo dire che mi ha fatto ancora più piacere essere qui dopo quella ignobile ingiustizia che è stata fatta nei confronti di Flavia, di non consentire di andare a Domenica Ina a parlare del libro, quando poi due giorni dopo, in un'altra trasmissione di intrattenimento, qualcun altro ha avuto non solo le porte aperte ma spalancate. Ecco, probabilmente quello che mi ha colpito del libro è proprio quello che dovrebbe essere più normale, e cioè perché in fondo che cosa fa Flavia nelle pagine che scrive? Difende, a parte il coraggio di mettersi in mostra, di mettersi a nudo, di dimostrarsi anche con le sue debolezze, lei stessa lo scrive, ma anche questo ci fa riflettere, ma ecco, di fatto lei difende una normalità. Quello che è straordinario è che oggi si debba difendere la normalità in un paese dove siamo ormai pieni di troppe anomalie, a partire anche dal modello stesso di valori che ci propone la televisione, dall'immagine della politica, l'istigazione che arriva in certi messaggi all'intolleranza, alla scorciatoia rispetto alle regole, all'individualismo rispetto invece a bisogni che restano e che sono ancora più fondamentali, come quelli che descrive nella vita quotidiana di genitore Flavia, e che poi si possono sintetizzare, se volete, in una parola sola, ma da scrivere con le lettere maiuscole, cioè l'attenzione all'altro, il rispetto delle diversità, la solidarietà. Ecco, io credo che questo sia un po', o perlomeno quello che ho colto io, questo è il filo conduttore della parte dedicata all'educazione dei figli. Mi ha colpito in particolare quello che per lei è il primo cardine di questo cammino, di questo percorso della vita, cioè l'apertura e il confronto continuo con le idee diverse, con la diversità, dicevamo prima. Però anche con un'attenzione particolare, che è appunto quella di evitare gli affascinamenti sbagliati. Ecco, lì mi colpisce la tattica che i coniugi, i genitori hanno seguito nell'educazione dei figli, in particolare lei, che ammette con grande candore di essere stata un po' denominata, cioè aver preso il soprannome da parte dei figli di muro di gomma, no? Questa è una cosa che mi ha colpito, perché anche qui pochi no, però anche la costanza, la tenacia, con discrezione, a cercare di arrivare al convincimento senza dover contrastare con dei no. Ecco, quindi in una sintesi, che anche questa sottopongo alla vostra riflessione, di fatto il cardine dell'educazione dei figli è questo accompagnamento leggero, così l'ha definito, e costante dell'interpretazione della realtà. È anche il modello educativo che esercita col marito. Ma infatti poi c'è anche questa interazione a cui volevo arriverò più tardi, cioè nell'arco dei 15 minuti che mi sono dato. Però anche qui è una cosa che mi ha colpito, un altro dei cardini dell'educazione dei figli è anche quello che Flavia e Romano definiscono con una parola la manutenzione del matrimonio.
anche quella è importante, perché serve anche una ricarica all'interno per poter poi svolgere bene il ruolo di genitori. Mi ha colpito poi in particolare che loro sono andati a ricaricarsi in Corsica, dove anche noi eravamo andati con mia moglie per lo stesso motivo, ma in epoche diverse. E l'idea della famiglia è stata accennata nella lettura, il luogo dell'aiuto reciproco, e qui anche un accenno al compito della politica nei confronti della famiglia, il compito che è di valorizzarla in positivo. Su questo punto credo che anche è un terreno minato, e dove spesso con ipocrisia in questi tempi si arriva a strumentalizzare la religione. L'importanza della scuola, un ruolo che non è solo dei docenti ma anche dei genitori, la difesa della scuola pubblica, però anche con un rispetto nei confronti delle alternative alla scuola pubblica, purché però, e su questo mi permetto di concordare, ma magari le chiedo anche di spiegarcelo meglio, no? Purché ci sia un'integrazione e soprattutto evitare che la scuola non pubblica, la scuola privata, diventi un luogo di selezione rispetto alle diversità. Mentre questo, e per questo motivo, secondo me, in particolare mi pare che Flavia difenda la scuola pubblica per la sua funzione proprio. È importante insegnare ai figli, può sembrare una cosa banale ma non mi sembra affatto poi nella realtà, a percepire la dignità della scuola, ecco, anche questo, nell'ambito poi della vita di quartiere, ecco, la gestione del tempo libero, questo è un punto su cui spesso i genitori si devono confrontare nel rapporto, nel dialogo con i figli, l'esempio classico del motorino fino ai 18 anni, ma al di là dell'esempio del motorino è lasciare o non lasciare degli spazi di libertà, sia pure vigilata, con discrezione sempre. Ecco, mi pare che Flavia sia su questa linea e ammette anche qui con grande sincerità, che mi colpisce non solo su questo punto ma anche su altri, a volte una dialettica interna fra i due coniugi, no? Anche per esempio nella spinta che c'è da parte di Romano nei confronti dei figli, ma non solo dei figli, dei giovani, ad andare fuori, a vivere delle esperienze all'estero, a diventare padroni di un'altra lingua, e dall'altra invece da parte di Flavia l'attenzione e la preoccupazione a controbilanciare questa spinta con la necessità anche di garantire la continuità della vita nella comunità di residenza. Ecco, quindi sempre questo confronto, queste due spinte che devono trovare poi un punto di sintesi che mi sembra nel caso specifico sia stato più che trovato. E il ruolo della parrocchia, però ecco, inteso anche qui non in senso integralista, e mi ha colpito questo, la parrocchia come punto di riferimento per tutti, anche magari per coloro che non sono dei credenti che praticano tutti i giorni, un luogo di formazione religiosa ma anche un luogo in cui si impara a convivere, un modello educativo flessibile, lo definisce Flavia insieme a Romano in questo libro. Sarebbe interessante capire perché lo ritengono un modello educativo flessibile. Poi un dubbio nelle differenze tra come i giovani vivono oggi la loro formazione religiosa rispetto a ieri. Ieri, dice Flavia nel libro, c'era più attenzione alla ricerca personale, e qui si cita anche l'esperienza specifica di Romano nell'Augustiniano, mentre invece oggi si cerca più il senso di appartenenza, la partecipazione ai grandi eventi, importante, ma dice Flavia nel libro, se ci si limita solo al senso di appartenenza nel momento in cui viene meno il riferimento del gruppo, il rischio è di cadere nel vuoto. Questa è una cosa che mi ha colpito come genitore e anche come educatore, sia pure a riposo. Una conclusione, se si può arrivare ad una conclusione, perché poi in realtà non c'è nel libro, è solo un invito a riflettere insieme, a ragionare con la propria testa, a non appaltare il cervello al grande fratello. Ecco, è proprio quello di continuare a lavorare insieme, qui si ritorna all'inizio, perché queste sono le pagine conclusive che si richiamano alla introduzione e si riallacciano anche al titolo, insieme ma in un continuo confronto con gli altri, e soprattutto saper convivere con i dubbi, ecco, non avere delle certezze, anche perché viviamo in una società che non dà certezze, ma in cui è necessario recuperare la cultura della cooperazione, la cultura della solidarietà, in un momento in cui si va invece o si rischia di andare in senso esattamente opposto. Queste erano le cose che mi sentivo di dire, che mi ero appuntato, e ringrazio Flavia e Romano perché, e concludo, finalmente ci fanno scoprire quanto sia importante la normalità in un'epoca in cui purtroppo ce n'è poca. Grazie.
Ecco, prima di dare la parola a Flavia Prodi vorrei ricordare Franzoni Prodi, ci tiene giustamente anche al suo cognome da non sposata. E proprio per sottolineare uno degli aspetti di cui adesso parlava Piero Badaloni, quando la cultura del dubbio. Il capitolo da cui abbiamo letto si chiama non la famiglia, un'idea di famiglia, quindi una tra altre, lo trovo assolutamente molto positivo come approccio. E poi un altro passaggio sempre del libro dove ha descritto quello che come va interpretato secondo lei la vita delle donne come un patchwork fatto di tanti pezzetti. Le lezioni, la spesa, il lavoro casalingo, gli incontri con i professori dei figli, le riunioni in parrocchia, le cene di lavoro, i genitori anziani da accudire. Ecco adesso la parola a lei. Grazie. Io in quest'ultimo mese ho girato molto per la presentazione del libro, spesso sola, senza Romano, perché nel frattempo aveva anche altre cose da fare. E mi ha colpito molto il fatto che in ogni posto dove sono andata gli argomenti su cui si sono soffermate le persone chiamate a commentarlo, ma anche le domande della platea, sono state molto diverse. Questo perché effettivamente il libro si impiccia un po' di tutto. E perché si impiccia un po' di tutto? L'avete un po' sentito, probabilmente vi chiedete ma che libro è? Abbiamo parlato di tutto. Perché questa era un po' la richiesta dell'editore che ci ha fatto 2 anni fa, anzi inizialmente mi aveva fatto, poi abbiamo concordato di farlo insieme, era questa, cercate di spiegare un po' come nel corso dell'ormai mezzo secolo, anzi più di mezzo secolo di vita che avete trascorso, vi siete fatto un'idea di alcune questioni sulla famiglia, sulla scuola, sulla religione, sulla politica, sull'Europa e sul sistema sociale e così via. La richiesta era proprio quella di spiegare come queste idee fossero, non tanto di entrare teoricamente nelle idee, ma di come fossero nate dalle esperienze personali o dalle cose che avevamo visto, dalle storie che avevamo in qualche modo attraversato in questi più di 50 anni. Ecco perché il libro ha tanti capitoli diversi. Per fare un esempio, richiamo anch'io la scuola, perché forse, come dice il titolo stesso del capitolo, che si chiama Scuola, 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 è l'argomento che salta un po' sempre fuori. Noi in questo capitolo ripercorriamo quello che sono state le nostre scuole, le scuole dei figli, che avete sentito, proprio per maturare quell'idea di scuola di cui poi si è già intrattenuta anche la nostra coordinatrice. Proprio abbiamo cominciato a raccontare, ad esempio, le nostre scuole del dopoguerra, scuole a doppi turni, scuole in cui, e faccio questo esempio perché è significativo, la classe di Romano era composta per metà di bambini del quartiere e per metà bambini di un orfanotrofio, per integrare fin da subito, per non creare dei ghetti, una scuola in cui fin da questo illuminato direttore didattico, chissà chi era, del dopoguerra, si era capito che la scuola doveva avere come obiettivo tra i principali l'integrazione sociale, l'inclusione sociale, diremmo oggi. Una scuola che deve però essere una proposta sempre il più possibile qualitativamente alta. Noi raccontiamo come i nostri professori dei licei degli anni 60, eravamo anche in una città non universitaria, perciò in qualche modo il liceo era una grande palestra di incontro culturale. Bene, i nostri professori erano i protagonisti della città, erano uno storico che faceva tante risorse d'archivio, nel mio caso era un professore di filosofia che aveva la mania dei cineforo e ci introdusse al cinema, e così tanti esempi di questo genere. Professori che davano un senso grande di dignità alla scuola, uno di quegli obiettivi che oggi diventa obiettivo politico importantissimo per la nostra scuola. E così descriviamo l'esperienza del suo collegio universitario, della mia università e così via. Ho fatto per questi esempi per far capire come il libro passa continuamente, e forse questo è una prerogativa del come le donne affrontano i problemi, e perciò la traccia che in qualche modo io ho lasciato nel libro, si passi continuamente dall'esperienza concreta a un'idea che poi si può tradurre in proposta politica. E allora mi viene da fare una seconda osservazione, proprio anche perché sono qua a Casalecchio, dove sono venuta tante volte a parlare, e tante persone che sono qua mi hanno cominciato a dire, si ricorda che abbiamo fatto un corso insieme in comune nel, credo, 83,
oppure sono venuta tante volte alla casa del volontariato, si chiama, a parlare di welfare, proprio uno degli argomenti che è dentro al libro. Bene, l'argomento è nel libro, si chiama Parlando di welfare, racconta come in qualche modo io mi sono fatto un'idea di che cosa devono essere i servizi sociali, sanitari, educativi in un comune, in un territorio, come mi sono fatta l'idea, sia attingendo a quelle esperienze di cui parlavamo prima. Se io ho vissuto per me e i miei figli l'importanza del quartiere, dei legami di quartiere, bene, quelle idee, vedremo, mi hanno suggerito anche qualche concettualizzazione sul welfare. E come però queste idee me le sono fatte anche girando tante volte, come sono venuta a Casalecchio, a parlare con la gente che poi le viveva davvero le cose. Io credo che l'ultima volta in cui sono venuta proprio a parlare di welfare comunitario, vedremo poi cosa vuol dire, e il problema era, ma questa Casalecchio che cambia tanto, che ha tutte queste strade che la incrociano, che si sviluppa con tutti questi nuovi supermercati, eccetera, riesce a mantenere un senso di comunità, di essere un comune con la sua identità, la sua vita culturale? E credo che questo posto sia una testimonianza che questa cosa ha funzionato. Bene. Dicevo, e con questo finisco perché forse verso la fine. Sono venuti per ascoltarvi. Allora, è proprio da questo percorso che per esempio salta fuori quello che è raccontato in un capitolo un po' forse più politico, che si chiama Parlando di welfare, in cui tento di spiegare l'idea di welfare municipale e comunitario, che è un po' l'idea di welfare che esce da tutte le ultime riforme, vedi la tanto. Se c'è qualcuno ha detto al mestiere, la 328, che è la riforma del governo Prodi, che ha riassestato in qualche modo il settore dei servizi sociali e soprattutto dalle esperienze di regioni come la nostra e di comuni come questo. Cosa vuol dire welfare municipale comunitario? Vuol dire che il welfare state, cioè il sistema di protezione e di promozione sociale, che è cosa così importante anche nella vita quotidiana delle persone, vede più protagonisti, vede sempre come protagonista importantissimo il comune, qua siamo in una organizzazione del comune, che rimane il garante dei diritti e che offre servizi concreti alle persone, assistenza domiciliare, nidi, eccetera, ma questi servizi non ce la fanno più da soli se non si calano in una comunità che sia tale. Se non si calano in mezzo a persone che hanno legami tra loro, che sanno anche autoaiutarsi. Un esempio concreto invece di teorizzare tanto. Io ho un bel da inserire in una scuola un bambino con per esempio dei disturbi psichiatrici e dargli qualcuno di insegnante d'appoggio o l'assistente domiciliare a casa. Ma se i genitori di quel bambino che vivono in quella scuola non lo invitano a casa a giocare con i loro figli, se i vicini non danno una mano alla famiglia, se gli anziani che sono seduti nella panchina sotto casa, e le panchine ci devono essere come è fatta la città, è importante, non danno un occhio a quel bambino che esce, se i negozianti non conoscono il problema, insomma, se i servizi non si calano in una roba che dal punto di vista teorico definiamo comunità competente, non riescono neppure ad essere efficaci. Beh, se vedete un attimo, questa idea in fondo di welfare comunitario, di comunità competente, è proprio la descrizione un po' di tutte queste storie di vita che abbiamo raccontato. E su questo voglio anche aggiungere un'altra cosa che è un po' politica. Beh, allora, questo welfare comunitario, che è la proposta che poi, su cui tutti tanti di voi qua lavorano, è anche, secondo me, secondo quello che ho cercato di rendere nel libro con queste storie, un po' una sintesi politica interessante. Se ci pensate un attimo, dire welfare municipale e comunitario vuol dire mettere insieme due grandi tradizioni culturali, politiche, ideali del nostro paese. La tradizione socialdemocratica, perché dire welfare comunitario vuol dire importanza che non muta del pubblico, dell'ente locale che garantisce, che dà servizi, che è riferimento per il cittadino perché è il riferimento più vicino, ma insieme si introducono altri due concetti, l'importanza della comunità e l'importanza della persona, perché è un welfare che cerca di personalizzare sempre. Bene, le parole persona e comunità sono parole figlie della cultura cristiano-sociale, sono figlie di autori anche, che io l'altro giorno mettevo a posto la biblioteca della scuola per assistenti sociali e ho trovato un libro di Mounier, che è un filosofo cattolico francese di tanti anni fa, l'ho riletto e c'erano dentro queste cose qua. Bene, allora
questo welfare municipale comunitario è un pezzettino di ulivo in qualche modo. Ecco, ho detto queste cose non per fare una lezioncina, io sono sempre un po' maestrina, ma per dire che in questo libro abbiamo, insieme a delle storie personali, raccontato anche una storia di idee politiche, una delle quali era questa. Prima di passare alla prossima pagina che vogliamo leggervi, mi riallaccio proprio a quest'ultima definizione che dava del libro come uno strumento che trasmette anche le loro idee politiche, le loro idee. E vi dicevo all'inizio che è stato difficile scegliere queste pagine, perché appunto ce n'era un capitolo che mi faceva moltissimo, che era sull'idea di privatizzazioni, perché farle e come farle. Tema di grandissima attualità, le pagine appunto citate sul welfare, la Cina, e quelle sul progetto europeo, qui cito proprio, siccome era scritto da Romano Prodico, l'ha scritto lui, l'unico grande progetto politico moderno che ha come obiettivo primario la pace e un concetto nuovo di convivenza civile e politica che supera le carenze e i limiti dello Stato nazionale. Ma poi c'era quello a cui vi avevo accennato all'inizio, Radici Cristiane e Laicità, che affronta la questione della laicità all'interno del mondo cattolico. La distinzione tra norme giuridiche positive da un lato, norme morali dall'altro, tra reato e peccato. E scrive sempre Romano Prodi: se peccato e reato si sovrappongono, si instaura uno Stato teocratico o uno Stato laico totalitario, non la democrazia e la libertà. Poi c'è il passaggio sul preambolo della Costituzione europea, quello che, se vi ricordate, Papa Wojtyla voleva che fosse comprensivo, che facesse esplicito riferimento alle radici cristiane dell'Europa, e qui il Presidente cita un episodio abbastanza divertente per leggerlo, di quando il Presidente francese Chirac gli disse di mettersi immediatamente in tasca un foglietto su cui aveva cercato di rielaborare questa definizione di radici cristiane dell'Europa, e quindi Chirac, da laico francese militante, con fermezza gli disse: non se ne parla proprio. E quindi il libro vi offre un panorama incredibile anche di incontri, l'incontro con le madri di Piazza de Mayo, sì, ci siamo capiti, Piazza de Mayo, l'incontro con Papa Giovanni, sì, basta, l'emozione superiore alla capacità di dire le cose. Quindi passiamo alla lettura del libro e a queste pagine appunto che si riferiscono più al tema dell'economia. Prese dal capitolo Visitando imprese e territori, le pagine introduttive, una grande curiosità. Per me lo studio dell'economia non è mai stato qualcosa di teorico, di astratto o di lontano dalla realtà. Mi piaceva studiare economia perché ogni capitolo mi dava la possibilità di fare riferimenti, di confrontare, di fare domande e anche di andare a vedere se e come le teorie economiche o i modelli di comportamento di imprese e singoli aiutassero a capire la realtà nella sua concretezza e aiutassero perciò a prendere decisioni. Mi piaceva anche perché, e sotto questo aspetto sono stato fortunato, la decisione di studiare economia era maturata con l'inizio di un risveglio economico vero del paese, di un processo nuovo che nessuno sapeva come sarebbe andato a finire e attorno al quale c'era una grande, grande attesa. Era una passione che avevo coltivato fin da bambino, interessandomi, direi quasi impicciandomi, di tutto quanto avveniva nel mondo economico. Mi ricordo che pascolavo addirittura nei negozi vicino a casa, tempestando di domande sui prezzi, su come si faceva a vendere e a comprare e su quanto guadagnava la gente. Un interesse ancora maggiore era rivolto all'economia più a largo respiro, quella della città o quella italiana in genere. L'avvenimento che più mi aveva colpito e che forse è stato determinante nel mio interesse per l'economia è stata la terribile storia della crisi delle officine meccaniche reggiane. Ero ancora molto piccolo, intorno ai 10 anni di età. Ma le reggiane erano per noi bambini non soltanto la vita della città, ma una vera e propria leggenda. Era una delle più grandi industrie di materiale bellico, aerei, armi e veicoli militari, ed era arrivata ad avere 1200 dipendenti. 12.000, c'è un errore di stampa. Erano 12.000. La città come Reggio, quindi era tutta la città che viveva. Poi la crisi. Ogni giorno scioperi e manifestazioni. Ogni giorno si tornava da scuola per le strade presidiate dalla polizia.
La situazione economica era sempre più difficile. Mancavano le commesse e la riconversione verso altri prodotti, ma nulla accadeva. Ricordo come nella nostra fantasia di bambini si pensava a impossibili miracoli. Un giorno alla produzione di locomotive, un giorno ad automobili o biciclette, e poi più nulla. Agli operai e ai tecnici non restava altro che emigrare. Le famiglie dei miei vicini di casa, anzi i capi famiglia, perché in generale se ne andavano soli e senza portarsi dietro la loro famiglia nella speranza di tornare presto, emigravano adagio a Saint-Étienne, dove c'era un'industria pesante simile a quella reggiana che aveva bisogno di manodopera specializzata e dove gli operai non ce n'erano abbastanza. Molti papà dei miei coetanei diventarono improvvisamente emigranti. E allora si parlava della Francia, di quanto era lontana, di quanto guadagnavano, di quando sarebbero ritornati. Ma il fatto straordinario, che decisamente ha fatto maturare il mio interesse per l'economia, è che in poco più di un anno erano tornati quasi tutti a casa e ognuno di loro aveva cominciato un'attività completamente diversa da quella precedente. Chi aveva aperto un'officina di riparazione, chi produceva ruote, ingranaggi o catene, pompe o pezzi di motore. Una specie di ebollizione, un fenomeno imitativo che contagiava la città, un tam-tam, un cambiamento diffuso che incuriosiva tutti. Ricordo ancora in quanti di questi retrobottega sono passato a vedere, a chiedere spiegazioni o semplicemente a passare il tempo. Ricordo la riverente curiosità con cui entravo in una piccola fabbrica, oggi lo definiremo un antro, su cui campeggiava la scritta La Rettifica e all'interno si rettificavano i prodotti di ogni tipo. Tutto questo mi si è forse stampato nella testa e per questo ho sempre fatto ricerche in cui era necessario andare a vedere che cosa concretamente veniva prodotto e a parlare con la gente. E questo per capirne le motivazioni, gli stimoli, i problemi, le sconfitte. Quante ne ho sentite di lamentele, di gente che attribuiva il proprio insuccesso ai parenti, alle banche, alla sfortuna, a un improvviso cambiamento del mondo. Ho conservato questa curiosità anche molti anni dopo, quando ho cominciato a fare ricerca. Raccoglievo i dati quantitativi, li confrontavo, ma cercavo soprattutto di capire come gli imprenditori prendessero le decisioni e quali fossero le loro motivazioni. Questo metodo di indagine mi ha sempre aiutato ad affiancare allo studio teorico la conoscenza diretta delle imprese e di coloro che le guidano. Non si può capire l'economia solo dai modelli astratti o dalla lettura dei bilanci, sia che si tratti del bilancio dello Stato che di bilanci delle imprese. L'economia è fatta di persone, dei loro drammi, delle loro speranze e anche delle loro illusioni. Per questo motivo mi è rimasta molto impressa, anzi, per usare un linguaggio popolare, mi è rimasta sullo stomaco una frase di una delle persone più intelligenti e più capaci incontrate in vita mia, Enrico Cuccia. I nostri rapporti furono a volte molto difficili, ma non ho mai dimenticato la profondità delle sue riflessioni. Eppure, un giorno rimasi quasi impietrito quando in un momento di confidenza mi disse: «Professore, mi hanno detto che lei va sempre a visitare le sue imprese dell'IRI. Non lo faccia, perché poi ci si affeziona». Questa frase mi è rimasta impressa. E mi è rimasta impressa perché per me l'economia non è mai stata freddezza o distacco. Se non ci si affeziona, non si capiscono fino in fondo i problemi. La parola a Patrizio Bianchi. Sì, faccio una premessa della premessa. Lei dice prima, è molto carino il paragrafo sulle privatizzazioni. Oh, devi rispettarmi perché sei stato il mio studente. Ma te lo stavo partendo che di ripartiva. Adesso vi dico cosa vuol dire. 1975, io arrivo... Beh, insomma, io volevo fare una tesi, ragazzi. Suoi modelli, le sue citazioni in inglese. 1975, un paese in cui l'industria era fatta metà da grandi imprese di famiglie e l'altra metà pubblica. Io arrivo e dico: ma senti professore, io devo fare una bella tesi. Lui mi guarda e mi fa: ma fai una tesi sulla privatizzazione dell'impresa pubblica. Io gli dico: beh, cosa vuol dire privatizzazione? E lui mi fa: ma va là che ci serve in futuro. Dopo 20 anni mi ha mandato a privatizzare l'IRI, quindi mi è servito. Questo vuol dire cos'è essere studente di romano. Si mette via, si accumula come le famiglie contadine, perché poi ci servirà. Ecco, se c'è una cosa nel libro
è un libro bello perché è un manuale di manutenzione della memoria. Tutti noi abbiamo dei momenti in cui abbiamo bisogno di fermarci. In questo frullatore continuo che è la nostra vita, noi abbiamo ogni tanto bisogno di fermarci, ci fermiamo, e quando ci fermiamo arrivano tutti i ricordi, uno dietro l'altro, si mettono uno sull'altro, e il risultato è che molte volte siamo più confusi di prima. Questo libro è un manuale di buona gestione della memoria, la memoria di quando si era piccoli, la memoria dei compagni di scuola, la prima volta che abbiamo visto la nostra amorosa, e lì abbiamo proprio deciso che era lei, la memoria dei figli piccoli. Poi qua ci sono anche delle altre memorie, certo che c'è Wojtyla, ma certo che era, c'è era lei che era indecisa. Ah sì? Beh, però hai fatto bene a tenere duro. Ma è così, è così. Fatto bene a tenere duro. Anch'io, Gigi. Allora il punto è questo. Memoria, certo che c'è Chirac, certo che c'è Chirac, dico subito Wojtyla, c'è Wojtyla, c'è, se volete, tutta la seconda parte del Novecento e l'inizio del 2000, però c'è il segretario del Partito Comunista che veniva a prendere l'affitto, c'è, ero io che andavo a pagare l'affitto, eri tu che pagavi l'affitto, però c'era lui. No, ma questa la raccontiamo perché è la vita è particolare, no? Io ero, appunto perché mi interessava l'economia, l'ottavo di 9 figli, e avevo l'incarico di pagare l'affitto. Lo pagavo a un ragazzotto che conoscevo, poi è diventato il sottosegretario agli esteri del mio governo, che era Rino Serri, diventò deputato, eccetera. E quando ci siamo rivisti abbiamo rievocato lontanissimi ricordi. Questi sono gli strani episodi della vita. Sì, ogni cosa che fai non sai cosa diventa, però intanto la prendi con tutto il suo valore e la metti lì. Questo è un libro di memorie, che però sono utilizzate bene perché dalla memoria si cava fuori un'idea. Le idee delle cose, ma le cose grandi, certo la politica, i figli, certo la politica, la scuola, la religione, il come si sta dentro, il rapporto con i genitori. Quindi è un libro che è quasi un manuale che ci aiuta ognuno noi con le nostre memorie a ordinarle per renderle utile e anche per trasmetterle ai figli, perché bisogna anche trasmettere ai figli. Ora, in questa memoria ci sono due episodi che mi hanno colpito molto, perché mi domandavo: ma cos'è che tiene insieme questa normalità? Quello che diceva prima Pia, no? Un episodio è quello di che citavi, che leggevi te prima, che è il caso di Cuccia. Quando uno pensa a Cuccia, pensa il banchiere gnomo, quello nascosto che sa tutto e vede tutto, ma su questo vengo dopo. Ma c'è un altro episodio che io ho trovato bellissimo, che per me è stato illuminante, non solo di quello che pensano loro, ma quello che pensiamo anche noi, che siamo di qua. A un certo punto la Flavia illustra il loro arrivo a Bologna e la loro prima parrocchia, dove trovano un prete che si chiama Don Luciano, che era stato il patrocinatore della causa di santità di una santa di Bologna, Clelia Barbieri. Com'è la santità bolognese? È quotidiana e familiare. Una santa quotidiana e familiare. Certo, poi ci sono anche i pezzi di martirio, poi ci sono anche i miracoli, poi ci sono anche i grandi eventi della vita, ma la santità bolognese è quotidiana e familiare. E Don Marello. È questa. È l'idea di una comunità che si santifica nella quotidianità e nella familiarità, dove dentro c'è tutto. Ci sono anche i grandissimi eventi della storia, ma c'è anche la quotidianità. Ci sono i figli che crescono e a cui devi riuscire a trasmettere dei valori. Poi magari puoi anche fargli una volta ogni tanto nella vita un discorso complicato, ma è poi tutti i giorni come te ti comporti che insegni ai figli cosa essere. Allora, di questa continuità, di questa familiarità, c'è anche la nostra idea di economia. La nostra, perché come ha detto Romano, di cui sono straordinariamente contento, sono proprio suo allievo. La curiosità per la normalità, la continuità dell'economia. Un'economia che non è quella di Disneyland, quella dei fumetti, in cui c'è sempre un grande che viene, se è pulito va bene,
se è un po' sporco ci va proprio male, non è quello che si inventa le robe, ma è una quotidianità fatta dove tanta gente, tante famiglie, tanti imprenditori, tante persone fanno forza su quello che sanno e mettono insieme la continuità. Questa storia della crisi delle Reggiane c'è anche d'altra parte. Sono stato l'altra sera a presentare un libro, se volete, parallelo, perché era le mie Reggiane, era la Berco di Cottaro. La Berco è un'impresa che ha avuto una straordinaria crisi. Addirittura il comune ha requisito la fabbrica negli anni 60, tutti d'accordo. La domanda è, ma come fa un posto a superare le crisi? Oh, le crisi ci sono. Le crisi economiche si superano se c'è continuità sociale, se c'è una comunità, se c'è l'idea che in fondo siamo capaci di tenere insieme un sistema di persone. L'idea che la continuità sociale non è una cosa diversa rispetto all'economia, ma è quella che la motiva. E allora tutte le volte che noi pensiamo che la nostra economia debba essere fatta da grandi speculatori, da grandi, immensi soggetti che hanno la mascherina nera, quella lì non è la nostra economia. La nostra economia è quella fatta di tante imprese, di tante persone, di tanti consumatori che hanno la faccia limpida, che provano, poi magari va anche male. Allora quando Cuccia dice, mettendo il dito, perché poi me l'ha raccontata diverse volte del dito di Cuccia, così, così come i nostri santi sono familiari e quotidiani, come deve essere la nostra economia? Cuccia ci dice, non vada a vedere le sue imprese, perché altrimenti si affeziona. La nostra idea di economia è invece un'economia piena di affetto, in cui la nostra capacità di leggere l'economia è data da due pilastri. Uno la lucidità e l'altra è la passione. La lucidità del capire com'è la situazione, del non raccontarci delle storie, del non raccontare delle storie, del considerare tutte le persone grandi, mature, per cui non c'è bisogno di illusionismi. L'idea che per questo si fa con passione, che la passione non soltanto civile, ma la passione della civiltà, quella per cui si considerano tutti i pezzi, tutte le persone, egualmente pari nel racconto. Ecco, nel libro c'è questa idea di economia che non è diversa, non è staccata, non è separata rispetto all'idea di società. C'è una continuità familiare e quotidiana, che però ci dà anche un senso, che è il senso anche dell'impegno politico. C'è un bisogno assoluto di politica. C'è un bisogno assoluto di politica nel senso di un bisogno di dignità della politica. Quando la politica viene svilita a illusionismo, non siamo più civili. Quando la politica è fatta soltanto di mascherine e mascheretti, perde di continuità il paese. È come un corpo che si sfibra, come un'anima che si svuota. Il bisogno assoluto di politica in questo momento è quello che ci permette di continuare ad avere una visione non solo dell'economia che cresce, ma dell'economia che è dignitosa. La possibilità di fare politica e tornare a fare politica vuol dire avere l'idea di un paese in cui, certo, ci sono tanti diversi, diversi, ma tutti con la stessa dignità. Questo tema della dignità, la dignità del vivere insieme, a livello di coppia, a livello di territorio e anche a livello di paese. Se c'è un elemento che mi sembra bello di questo libro è proprio questa manutenzione non solo delle memorie passate, ma anche di gestione del nostro sapere futuro. Un perimetro che è fatto di familiarità, di quotidianità, di lucidità e di passione. Beh, queste sono le cose che secondo me fanno anche la politica, cioè il senso morale di un paese che non si deve vergognare di se stesso, ma deve essere orgoglioso di se stesso. Questo mi sembra l'impegno anche della politica, che anche in questo momento torna ad essere necessario. La parola a lei. Io faccio solo due riflessioni, perché già la pazienza
che avete usato è eccessiva forse, ma riflessioni che devono essere ovviamente politiche, insomma, no? Avete già sentito dai discorsi di Badaloni, di Flavia, di Patrizio, quelle che sono la storia del libro. E si capisce chiaramente un fatto, no? Che l'idea dell'Ulivo, l'idea dell'incontro dei diversi riformismi, dell'incontro non è estranea dalla nostra vita e dalla nostra esperienza personale, cioè non è stata fatta a tavolino per fare una macchinetta politica per vincere le elezioni del 96, ma questo aver vissuto una società in cui vi erano obiettivi comuni, ma vi erano divisioni che derivavano dal passato, vi era una società in cui si sarebbero potuti avere risultati se si fossero messe assieme diverse radici che erano state separate per la storia del nostro paese, per la guerra fredda, per il passato, per il fascismo, per le tragedie della guerra, dell'immediato dopoguerra, per tutti questi fatti. Ecco, vedendo insieme a questo si poteva fare una proposta politica nuova e diversa al paese. E questo è indubbiamente quello che io ho voluto, il messaggio che ho voluto scrivere, no? Nell'aspetto politico che è del tutto marginale in questo libro, ma che ne costituisce però sempre un punto di riferimento, cioè le idee politiche, quando non sono strumentali, derivano da esperienze, da storie di vita, dal misurare la realtà quotidiana, dalla sofferenza di vedere diviso quello che dovrebbe essere unito, e certamente questo dovrebbe far riflettere anche sulla violenza dell'attuale campagna elettorale, no? Sulla terminologia che vengono usate, sui modi, proprio perché è tutta un'esperienza che dovrebbe portare a modi diversi di esprimere la politica. Questo è il primo messaggio che io vorrei dare, perché proprio deriva dalla storia che nasce da questo libro, anche se vorrei proprio ripetere ancora una volta, non è un libro di politica, è un libro in cui la politica esce dalle cose, la vera politica esce dalla vita, dai fatti, dalle cose, dalle esperienze. Questo. La seconda osservazione che vorrei fare è, guardate che in Europa, soprattutto in Italia, siamo in un momento difficilissimo dell'economia, no? La sfida, la globalizzazione, questo allargamento, l'insegnamento che veniva dalle crisi, dalla storia dell'infanzia, da quello che è avvenuto nella nostra zona, è che da queste crisi si esce solo con un salto in avanti, non si esce mai con la difesa dell'esistente e col ritorno al passato. E questo è il grande investimento, no, che dobbiamo fare, la nuova generazione, appunto, a ritornare al discorso della scuola. Non è che noi di fronte alla irruzione di metà dell'umanità, dalla Cina, dell'India, di tutto quello che sta nell'economia moderna, che ci cambia tutti i parametri, possiamo vincere pensando di rimettere il tappo alla bottiglia che si è aperta, no? Pensando di ritornare indietro, di chiudere, ma invece investendo nel futuro, lavorando tutti assieme, inventando, come hanno fatto quella generazione a cui mi riferisco, i padri dei miei amici quando facevo la seconda elementare, che erano emigrati a Saint-Étienne, era sparita una città, un anno dopo erano tutti ritornati, ma veramente con una grande capacità di cambiare totalmente, no? Questi erano tecnici operai in una grande fabbrica, non avevano mai sperimentato una propria attività, una propria... E hanno ricominciato da capo,
e in 10 anni, in 15 anni, la città si è ricostituita. Questa è la storia mia, ma a Bologna la storia è uguale, insomma, no? La storia di una città che ha saputo trovare una generazione di fermento sul nuovo, non l'ha trovata sul vecchio. Non è andata a prendere il modello riassicurante delle imprese pre-belliche. Ecco, questo è quello che noi dobbiamo tentare di fare in questo momento difficile, insomma, no? Ed è la grande, secondo me, la grande sfida della politica nei prossimi anni, no? Guai a chiudersi nella paura, guai a difendersi semplicemente facendo delle marce indietro, ma evidentemente, chiaro, imponendo anche nei commerci internazionali la legalità, la difesa della giustizia, la difesa degli aspetti sociali del lavoro, tutte queste cose, ma accettando la sfida del nuovo, perché è solo in questi momenti che l'Italia ha vinto. Io ricordo, io sono stato, dico nel libro, sono stato molto fortunato nella mia vita, nel senso che mi sono laureato nel 61 e credo che sia stato l'unico anno nella storia italiana in cui ho laureato e mi sono, avevo già cominciato a studiare economia, che poi ho continuato, ma mi sono laureato in giurisprudenza, quindi non in una laurea rara, cioè mi sono laureato bene, ho avuto pacchi di lettere di offerte di lavoro, non è mai più successo nella storia italiana, mai. E mica solo io, anche i miei compagni di scuola, quindi non è. E poi successivamente ho visto affievolirsi questo, ma per un bel po' di tempo è rimasto, ad esempio, i genitori dei miei laureati, dei miei laureandi, no? Che al giorno della laurea, felicissimi, e dicevano: io non ho potuto studiare, molti famiglia modesta, però mio figlio si è laureato e allora si apriranno nuovi orizzonti. E adesso questi ragazzi laureati che arrivano e dice: adesso che sono laureato, che cosa faccio? Che cosa faccio? Allora vedete, una società non può ritirarsi così. Noi dobbiamo ridare spinta, ridare speranza, accettare la sfida, perché se il giorno della laurea ti arriva il ragazzo e dice: professore, adesso che cosa ho fatto? Cosa faccio adesso che ho finito di studiare? Non so più cosa fare. Ecco, allora vuol dire che abbiamo accettato di ritirarci. E noi questo, secondo me, non lo dobbiamo accettare. E possiamo avanzare se c'è una società che risponde insieme a questi stimoli. Ed è il titolo del libro, che diciamo che è intitolato Insieme, non è mica solo per una vita che abbiamo fatto in comune, ma perché è la ricetta con cui si può uscire dalle difficoltà di oggi. Io direi che è il momento di dare la parola a voi, e dovrebbe esserci un tecnico col microfono per la sala, se no cedo volentieri il mio. Brevemente, credo che siamo emozionati di queste parole di speranza, di futuro così difficile da immaginare, dall'idea di economia, dall'idea di welfare e anche da questa tesi che percorre tutto il libro, insieme o assieme, perché abbiamo letto che non usate la stessa parola. Lei usa assieme, che a Bologna si dice molto di più di insieme. Io però voglio fare un salto che non è indietro, alla vostra coniugalità, a uno stile che lanciate. Ricordo quando c'era il governo del presidente Prodi, e di avervi visto su un treno, di incontrarvi, perché voi abitate in via Gerusalemme, io in via Borgo Nuovo, per la strada, assolutamente con uno stile, come dire, che non chiamerei sobrio, nemmeno dignitoso, ma proprio di una straordinaria coniugalità quando vi scambiate questi sguardi. Quindi vorrei sottolineare che mi hanno molto colpito e molto incuriosito le poche frasi in cui appare da parte di Flavia questa frase:
qualche spazio vuoto di tutto solo per noi, oppure andare a Bruxelles era come tornare ragazzi e avere qualche cena in santa pace solo per noi due. Ve la sentite di dirci qualcosa di questo? Se non ve la sentite, mi sembra importante, però, perché parlate di esperienza. Io mi aspettavo di trovarne un po' di più qua dentro, e ho immaginato che ci sia riserbo, che ci sia, però mi piacerebbe. Beh, sono rare queste cene. Comunque, questo libro ha pochissime di queste cose. Raffaella le è andata a cercare una a una, perché chiaramente quando si, proprio perché il tentativo era quello di spiegare che cosa pensavamo, io sono sempre stata preoccupatissima di eliminare le cose personali il più possibile, non so, è un po' una contraddizione forse aver accettato di farlo, poi avere perennemente questa preoccupazione. Metterei insieme quelle due frasi, tanto siamo in confidenza, con un'altra che ha tirato fuori, mi sembra, Piero, sulla manutenzione del matrimonio. Bah, insomma, credo che sia, se vogliamo avere quella famosa idea di famiglia in positivo, questa sia la cosa poi più importante, che nel nostro caso ha avuto delle caratteristiche un po' particolari, perché la nostra vita è un po' un casino in qualche modo. Allora, ed è l'altra cosa, è l'altro filone che c'è nel libro e che un po' è saltato fuori in questi giorni, mi ha obbligato, mi ha indotto poi a un minimo di visibilità, perché per fare quella manutenzione che si diceva, cioè per continuare a stare insieme e poter poi avere anche questi momenti, abbiamo dovuto anche condividere tantissimi spazi semipubblici, e questo la politica lo ha anche è stato anche un ambiente molto facile da poter realizzare. Per esempio, per la famiglia è stato molto più difficile il periodo dell'IRI, in cui lui lavorava, aveva un lavoro importante in un'azienda che era qualcosa di molto distante dalla vita quotidiana, mentre la politica, grazie a Dio, ci ha consentito di fare delle cose insieme. Ma gli strumenti di manutenzione sono stati i treni e gli aerei, poi. Questi sono stati gli strumenti di manutenzione. A volte ci sembra essere dei clandestini, no? Ci si vede, poi si gira, allora ci troviamo a Roma, poi dopo a Bruxelles, però alla fine questo dà molta varietà alla vita, ecco, che non è poco, no? Un'altra cosa che devo dire, ho avuto un'altra fortuna, di cambiare mestiere. Questo è, viene proprio nella vita che la gente potesse avere questa occasione, perché vedo che la ripetitività, poi salvo qualche persona che è nata con questa desiderio, no? Io mi ricordo un mio compagno di scuola, avevamo 13 anni, voleva fare l'impiegato di banca, ha fatto lo sportellista tutta la vita, proprio felicissimo, no? Quindi ci sono anche queste caratteristiche, ma in genere la grande fortuna è quella di poter aver fatto anche diversi mestieri, e questa io ce l'ho avuto, l'ho fatto il professore lunghissimo tempo, l'ho fatto il presidente dell'IRI, e poi la vita politica, ma anche questa con una diversificazione, perché l'esperienza europea, vi assicuro che quando sono arrivato a Bruxelles mi hanno massaggiato bene, non crediate mica che è una vita politica che ha regole molto più regolate, per ripetere la parola, che ha ritmi molto più regolati della vita politica italiana, è completamente differente sotto l'aspetto esterno, no? A Bruxelles ogni giornata, io sapevo, lunghissima, ma con le mezz'ore ritmate, con tutte le... A Roma c'è sempre l'imprevisto, quindi è un modo di lavorare completamente diverso, ma in entrambi i casi la durezza della politica è assolutamente straordinaria, no? Vi assicuro che quando uno è stato massaggiato dagli inglesi per un paio d'anni, dopo si è anche lograto con la spazzola di ferro nella schiena, non succede assolutamente niente.
ed è questa varietà di vita che è stata importante, no? A Bruxelles, ti ha ricordato anche nel libro, mi sono rimessa a farmi da cucina, che è un bel modo di ritornare al ragazzo quasi, no? Perché c'erano parecchi giorni in cui, soprattutto lei è stata male per un lungo periodo di tempo, poi c'erano i ragazzi che si sposavano, quindi dovevano rimanere qui, e in cui facevamo queste belle lunghe conversazioni su come cuocere le melanzane, no? Però alla fine è un modo anche questo di essere insieme, ecco, come chiedeva lei prima, no? Dopodiché è chiaro che qualcuno dice: ma fate un'interurbana per cuocere le melanzane? Beh sì, ce lo potevamo permettere. Ma voi non sapete i danni che avete generato, però, perché il fatto che tu sai cuocere le melanzane e vi domandavate come cuocere le melanzane, a me è costato il come si fanno le melanzane, cosa che domandiamo a metà del pubblico qui dentro. Come si cuociono le melanzane? Dipende, perché il problema è di asciugarle, no? Tagliarle e asciugarle, no? Perché se no non vengono mai buone. Quello era quello che non avevo capito. C'era una signora, ecco, che voleva intervenire. Se ci dice anche il nome per la registrazione, grazie. Stefania Chiusoli. Io l'altra sera ho sentito Flavia Franzoni alla parrocchia della Dozza commentava un brano del Vangelo inerente alla fede, e ascoltandolo ho pensato che la sua discorsività era così densa e feriale insieme che secondo me doveva lei girare l'Italia, non tanto il professore, perché è stata talmente esplicativa. E poi mi ha incuriosito, ho comprato il libro sono solo all'inizio, perché non so se siete d'accordo con me, ma leggere è un lusso, quindi il tempo è molto difficile trovare il tempo per la lettura sempre continuativa, e il libro l'ho trovato bellissimo, ma mi ha suscitato, non l'ho iniziato, tutta la parte della famiglia, ho pensato, mi è venuta un'invidia terribile, proprio il nervoso, come dicono a Bologna, perché questa famiglia incredibile, una fortezza d'affetti, un supporto, senz'altro sarà, come dice la signora Franzoni, anche ingombrante, però una protezione grande per crescere dei figli, e quindi tutto il discorso l'ho sentito molto, me lo so fatto proprio, e ho capito che questo è un discorso grande, un privilegio grande, ma sarà stato anche proprio un'idea di famiglia ben ponderata e non un'avventura romantica solo. E poi ho trovato un signor Gherardi che era stato il mio insegnante di religione, quindi insomma una grande emozione. E poi volevo dire appunto che la signora ha una concretezza e un portersi che è completamente diversa dal professore, che a volte simpaticissimo, furbesco, un po' curiale, e allora cosa che contrasta molto con la signora. Comunque volevo dire che questo titolo insieme lo trovo straordinario, e mi auguro che questa parola insieme, dopo che avremo vinto, avete vinto, sarà di grande. Sarà il grande lavoro del professore per tenere insieme tutto quel popò di Roma. Ci sarà attorno. E allora, signora, forse in quel momento l'aggettivo curiale avrà un grande. Cosa che abbiamo utilizzato molto anche la parola fortuna, perché la famiglia a cui si fa riferimento, lo dico magari per chi non ha letto il libro, non è tanto la nostra, io, lui, i nostri figli, ma la famiglia di mio marito, 9 fratelli, 31 nipoti, 35 pronipoti, 101 in tutto, si scrive nel libro, in realtà da quando il libro è uscito ad oggi siamo già a 102, perché è nato un pronipote anche ieri l'altro. Allora, questa famiglia però capite bene che è qualcosa, l'ho presentata non come un'ipotesi di famiglia, ma in fondo era un microcosmo di una vita di comunità,
perché i nostri figli hanno avuto la fortuna dentro a quella famiglia di imparare cosa voleva dire convivere strettamente con ragazze anche diverse da loro in modo così serrato, come ad esempio avveniva nelle vacanze comuni che sono tanto descritte. Perciò questo per dire che era quella famiglia là una fortuna che abbiamo avuto. E a proposito di invidia, io invece ne ho provato un'altra: ma per voi le giornate durano 48 ore? I mesi sono fatti di 60 giorni, perché leggere tutte le cose che sono riusciti a fare, al di là appunto dei cambiamenti anche di ruolo istituzionale e professionale, si resta veramente sbigottiti a pensare appunto anche alla manutenzione delle relazioni familiari, delle relazioni affettive. Chi ancora vuole intervenire? Perdonate se sono quasi banalità, ma per me non lo sono assolutamente. Mi è capitato di girare per Bologna. Si può alzare, ci dice anche come si chiama. Fiorenzo Gamberini. Girando per Bologna con due funzionari dell'ex RDT, molti anni fa, tutto sommato. E a un certo punto mi vedo in via Rialto la signora Franzoni in bicicletta, dico con gli amici: guarda Enzo e Barbara, è la signora del professor Prodi. Ma come? Ma è mai possibile? Quindi fu una curiosità anche per questi amici vedere la signora girare per Bologna in bicicletta. Vado presso il professore e presidente e voglio ricordare veramente col cuore alcuni amici che non ci sono più e che giravano per Bologna e le nostre colline in bicicletta, come Vincenzo Galetti, come l'attuale presidente Granarolo. Veramente questo personaggio tanto importante che passava tanto tempo con questi amici a livello proprio così di passatempo, e forse serviva anche per staccare la spina dai grandi impegni che poteva avere, ma era cosa che è risaputa e ha fatto sempre tanto piacere vedere questo uomo importante vivere in questo modo insieme agli amici e non solo chi ho citato, che non mi vengono tutti gli altri nomi. Quindi ecco, se c'è un ricordo, e non so se nel libro verrà citato, perché credo proprio che sia stato un momento che ha continuato nel tempo a partecipare a questo modo di stare insieme. Ma io ci ho messo poca bicicletta nel libro perché è diventata retorica, però quello che lei ricorda, Galletti eccetera, e beh, certo, però è parte di Bologna, cioè questo avere diversi piani, no, in cui vanno in giro bicicletta persone della assoluta diversità di classi sociali. Questo non la trovo mica in tanti altri posti. Noi quando giravamo in bicicletta c'è di tutto, ed è questa una caratteristica che ce la dovremmo tenere ben cara anche in futuro, perché sta venendo, diventando sempre più rara. La gente si sceglie, per questo che facciamo tanti discorsi della scuola di quartiere, no? Perché se la gente si sceglie per il reddito, per la categoria sociale, per anche per il gusto personale, è finita, non c'è più una comunità, non c'è più una società. Ecco, allora lei con la sua osservazione ha toccato una delle caratteristiche abbastanza speciali di Bologna, insomma, no? In cui ancora c'è questa abitudine. Quello che mi preoccupa è che i diversi modelli urbanistici, i cambiamenti, mutino questo, no? Avete mai osservato che nelle nostre città tradizionali c'erano anche quelle diversità drammatiche che c'erano nella nostra storia, no? I palazzi e le viuzze dove abitavano le persone modeste, che però avevano un quartiere che era fatta di gente disomogenea che si incontrava. Adesso con questi quartieri sempre più omogenei, qui c'è veramente il rischio dell'incattivimento della società. Questo è un fatto importantissimo, no? Perché deve gestire l'urbanistica, proprio perché a noi sembra naturale quello che diceva lei, ma non è mica naturale negli altri posti. Mi chiamo Marzia Vaccari, io mi occupo di nuove tecnologie e a me faceva piacere un attimo vedere
come questo vostro insieme, questo vostro assieme, contribuisce comunque a dare anche, come dire, uno spaccato diverso anche a un programma di governo che credo che in questo libro, cioè, si vede in tutti i nensi. Ma quello purtroppo lo facciamo mica insieme, signor. No, io le dico, Presidente, ero molto curioso un attimo perché so che lei ha molto a cuore questa questione giovanile, questa questione proprio del lavoro flessibile e del lavoro non protetto, ma questa vicinanza di una donna così importante come è sua moglie, che, diciamo, che percezione ha, ad esempio, della questione femminile? E di questo momento di grande anche protagonismo nel mondo del lavoro della donna. Marzia Vaccari è un'altra delle colonne dell'Associazione Orlando. Ma in questo abbiamo avuto un'evoluzione simile, no? Se pensiamo al discorso. Entrambi non eravamo favorevoli alle quote rosa, queste facce, ci è sempre sembrato un qualcosa come di artificiale, no? Cioè, ma no, le donne se valgono. Poi l'esperienza ci ha fatto cambiare assieme, forse anche un'influenza reciproca, e adesso siamo tutte e due in favore delle quote rosa, ma proprio perché se no il problema non si risolve. Io dicevo prima, in Europa abbiamo fatto il terzo di, bisogna dire che un terzo delle donne debba, un terzo delle cariche politiche debba essere attribuito a uno dei due sessi, perché potrebbero esserci anche due terzi di donne in una società equilibrata, no? Adesso la pensiamo allo stesso modo su questo tema, proprio perché abbiamo visto che in questi anni i progressi sono stati pochissimi. Cioè, se non c'è una rottura anche artificiale, difficilmente la situazione cambia. E senza una partecipazione più forte delle donne la società perde davvero, ma davvero davvero davvero, una sua ricchezza, una sua esperienza. Poi ho visto, per me è stato molto importante l'influenza dei paesi del nord Europa, in cui le quote e le regolamentazioni hanno giocato un ruolo molto importante. Poi c'è stato il cambiamento della società, no? E adesso non ce ne sarebbe neanche bisogno, perché la società è cambiata. Io spero che questo si produca anche nella società italiana, in cui invece questa differenza è ancora molto molto forte, molto più forte che in altri paesi che hanno magari un reddito inferiore al nostro. Noi abbiamo percentuali di partecipanti alla vita politica, differenze salariali fra uomo e donna, abbiamo veramente livelli di partecipazione al lavoro. Noi siamo l'obiettivo di Lisbona, che si era posto come livello europeo, era, mi sembra, 60% delle donne in età lavorativa che lavorassero. Siamo al 40%, siamo a livelli infinitamente più bassi degli altri paesi europei. Ecco, tutto questo secondo me non cambia se non c'è anche una forzatura nella legislazione, cosa che io invece speravo non fosse necessaria fino a 10 anni fa. Ecco, io speravo questo, oggi la ritengo necessaria. Potrebbe diventare un obiettivo della coalizione questa forzatura? Ma io l'ho detto, ho sottolineato prima che in Europa ho ottenuto questo obiettivo come Commissione. Non è che io possa cambiare poi la mia testa da Bruxelles a Roma, insomma, no? Quindi credo che l'obiettivo del 50-50, un obiettivo molto più avanzato, ma l'obiettivo del terzo, io credo che ci si debba arrivare rapidamente, insomma, no? E bisogna darne un esempio anche nelle presenti elezioni. Anche se la domanda forse comprendeva, si allargava un po' anche ad altri aspetti della vita e al ruolo della donna in altri aspetti della vita.
Nel libro evidentemente è raccontata una storia, la nostra, che è datata, in cui in fondo anche per la diversità di età che c'era, o 7 anni in meno, c'è ancora un adattamento in qualche modo che la donna ha scelte precedentemente fatte da Romano. Ecco, credo che in gioco in questo momento, se vogliamo che si possano fare poi le famose manutenzioni dei matrimoni, ci sia invece di ripensare la democraticità interna delle famiglie. Insomma, i nostri figli lo vediamo già, che si organizzano diversamente, in cui il lavoro dentro la famiglia, il lavoro di casa, l'accudimento dei figli si divide, si distribuisce diversamente tra uomo e donna. Ma io credo che anche tutte le cose della politica passino però di lì, e allora la cosa che possiamo fare noi vecchi è educare i figli a questo nuovo modo di impostare la famiglia, altrimenti se arrivi con delle conflittualità perché non hai risolto qual è il ruolo dell'uomo e della donna dentro la famiglia, finisce che la famiglia tiene pur meno. Cioè, in poche parole, tu dici che in casa lavorano molto più i nostri figli di quanto lavoravo io, hai ragione. Sì. Cioè, stringi, perché poi un po' di curialismo c'è. Cioè. Bella, allora, bellissima. No, ma questo però è importante, perché l'altra osservazione che facevamo è proprio il costume nuovo nel lavoro anche in famiglia, no? In cui nelle nuove generazioni c'è in generale un impegno maschile nel lavoro di famiglia molto più forte di quello che non c'era da noi. Sia Patrizio Bianchi che Piero Padalone vorrebbero... Volevo fare una domanda, visto che è stato aperto questo discorso, molto rapidamente, senza togliere spazio al pubblico. All'ex studente dell'Augustinian, che cita Don Mario Cialazzi a un certo punto, come uomo di grande apertura culturale, che non suggeriva mai soluzioni prefabbricate, che guardava con diffidenza le prime donne, e soprattutto raccomandava che mai, e qui è la domanda, e per nessuna ragione avremmo dovuto strumentalizzare la Chiesa per i nostri obiettivi. Ecco, è sempre valido quel suggerimento di Don Cialazzi? I suggerimenti eterni sono eterni. No, io volevo tornare alle cose che ha detto la Marzia, perché la Marzia parla alle donne, e questa cosa merita due riflessioni, una lunga e una di emergenza. Quella lunga è questa. In fondo, negli ultimi 50 anni, quello che diceva prima la Flavia, questo è un paese che è proprio cambiato, eh? È cambiato tantissimo. E quello su cui si misura il cambiamento di una struttura sociale, il più delle volte, non sono la vita dei maschi, ma sono la vita delle donne. È lì che misura la differenza. Pensate soltanto a poche cose. Pensate soltanto 50 anni fa, l'età media in cui una donna aveva un figlio, che era prestissimo, quindi 4 anni, 2 figli prodi, tutto il resto del mondo adesso ha figli oltre 30 anni, pensate che cosa ha voluto dire nell'organizzazione proprio della vita delle persone. Ora, questo straordinario cambiamento è stato portato avanti però con una serie di grandi risultati normativi che hanno tutelato questo cambiamento. Il welfare, in fondo, è questo, l'idea di uno Stato che tuteli anche i momenti di dolore, che tuteli anche i momenti difficili, che tuteli la vita dei più deboli, che tuteli la vita delle donne. Oggi c'è un'emergenza, perché questo è oggi messo in discussione. Quindi quando si parla di donne, si parla anche del fatto che oggi molte di queste leggi, sia in termini di legge ma anche della loro applicazione pratica, dalla legge sulla procreazione alla legge sugli malati psichiatrici a tutto il diritto alla salute, è in discussione. Allora, parlare di donne serve anche a questo, serve anche a ricordare che la trasformazione di questo paese è stata voluta e presidiata da grandi risultati collettivi, e il garantirli è un pezzo di politica, quindi questo va fatto. Quindi io vorrei che nel programma di coalizione ci fosse la tutela dei nostri diritti, cioè quelli conquistati. Allora, Paola Parenti, che è assessore alla cultura del comune di Casalecchio. Professore, questa passione, questo fare insieme che abbiamo ascoltato, e questa
queste idee che nascono dalle cose di tutti i giorni, che nascono dall'esperienza, come le declinerà, come intende declinarle nella campagna elettorale e soprattutto quegli italiani che vorrebbero poter pedalare insieme a lei su questa salita, cosa possono fare, come possono contribuire a questa passione, a queste idee e a questo fare insieme? Ma io sono convinto che quando si depositerà, spero presto, questo polverone immenso che si, è fatto, che si sta facendo in questi giorni, che io sto guardando, aspettando con uno straccio, aspetto un po', no? Spolvero un pochino. Il mio obiettivo è proprio quello di ricostruire lo spirito delle primarie, no? Cioè in cui c'è la gente che adesso voi siete arbitri della politica, no? Diamo un contributo insieme alla politica italiana, cerchiamo di avere un ruolo attivo, cerchiamo di andare avanti. Questo è quello che è lo spirito che io spero e conto si costruisca nella campagna elettorale. Certamente quello che ha detto in questi giorni è per me un punto fermo, non rispondere all'insulto, non andare sui temi, andare incontro ai problemi, alle esigenze, senza fretta, perché 2 mesi sono lunghi, no? 2 mesi sono eterni, no? E questa è una maratona, e le maratone sono gli ultimi 10 chilometri che sono quelle più importanti. Fine del 30esimo si va sempre bene, ma dopo dal 30esimo in poi diventa un aspetto importante, ma quello, il messaggio che ci unisce è un messaggio di serenità, no? Dire, abbiamo una ricetta, abbiamo degli obiettivi, abbiamo degli strumenti per fare rialzare l'Italia. Questo è il... E poi lo decliniamo nelle varie proposte, nei vari contenuti su cui stasera ovviamente non mi soffermo, ma un messaggio anche in questo caso positivo, positivo. Siamo stanchi, io almeno sono già stanco di qualcosa che è un attacco continuo, che è proprio l'avvelenamento di una nostra convivenza. Il Paese ha bisogno di stare insieme. Questo è il... Paolo Galletti ha chiesto di intervenire. Signor. Io avrei 2 brevi domande. Una riguarda un capitolo del libro che non ho trovato scritto, anche se in parte è sottinteso dagli altri. Io ho letto questo libro qualche settimana fa, che riguarda il senso della natura, dell'ambiente, come è da voi vissuto. Cioè, credo che la fine della civiltà contadina, con tutti i suoi difetti enormi, ma anche con alcuni valori, abbia portato ad una visione talmente strumentale della natura che oggi abbiamo davanti alla distruzione appunto dell'aria, dell'acqua, del suolo, del clima, eccetera. Quindi su questo volevo sentire le idee che qui ho trovato implicite ma non esplicitate. La seconda domanda riguarda la socialità e la televisione, cioè è vero che questo stare insieme è necessario anche per costruire un futuro, ma oggi abbiamo un insieme virtuale, che è quello televisivo, che ha cambiato forse la famiglia, anche tutte le relazioni sociali, e ci troviamo, come dire, individui indifesi di fronte a questo virtuale che diventa poi per molti l'unica vera realtà. Ma sul primo dei temi, proprio se avessi dovuto scrivere un capitolo su questo nel libro, no? Un arco, io dico che questo dopoguerra, gli anni che descriviamo, saranno ricordati come tra i migliori della storia italiana, no?
tanta gente ha cominciato a mangiare, a esprimersi, andare a scuola, il paese è diventato un paese moderno. Un solo capitolo avrà una, sarà scritto in nero, è quello della maledetta trasformazione che abbiamo fatto delle città, dei modi di vivere, cioè qui dovremo, ci metteremo delle generazioni a ripararlo. Questo, se uno storico scriverà fra 400 anni, darà una descrizione molto interessante della generazione passata, dal mezzo secolo scorso, diciamo, dal 50 al 2000, su un punto sarà inesorabile, che ogni generazione della storia d'Italia ha abbellito le città, ha dato qualcosa di nuovo. La nostra generazione è stata tragica, soprattutto gli anni dal 50 al 70, poi abbiamo cominciato a prendere una coscienza. E allora il messaggio che io darei, se avessi scritto questo capitolo, è: qui deve cominciare la revisione completa della città. Per questo che sono così insistente anche nei programmi di governo, le periferie, luoghi per i bambini, Flavio ha detto delle panchine, cioè, o noi ricominciamo a vivere in questo modo nelle città, o avete un bel da dare anche dei soldi alle famiglie, i figli sarà impossibile allevarli. Ecco, questo è il messaggio che darei se scrivessi il capitolo parallelo riguardo all'ambiente. Sulla televisione io mi limito a vedere quanto ha trasformato la vita politica, ma non solo nell'aspetto che più va sui giornali, ma come lo stare insieme sia cambiato e il pre-politico sia cambiato, le sedi di discussione, i circoli culturali, le sedi dei partiti, quelle che erano chiamate le cellule, oppure i circoli ACLI, le cose, in cui la politica aveva un ruolo vitalissimo, no? Vitalissimo e attivo. Adesso il dialogo è un dialogo che ha un aspetto di trasmissione da un lato e un aspetto solo di recezione dall'altro. Manca il dialogo, ed è questo uno dei motivi per cui io ho tanto insistito sulle primarie, perché nella vita politica così frammentata dobbiamo trovare un nuovo modo in cui noi esprimiamo la scelta delle classi politiche, designiamo coloro che in qualche modo ci rappresentiamo, cioè abbiamo un ruolo attivo, capisci? Chiaro che non mitizzo le primarie, ci sono tanti, ma cercate di capire perché ho tanto insistito su questo, no? E ci ho insistito anche quando erano assolutamente rischiose, insomma, non crediate mica che io pensassi che andassero 4 milioni di persone a votare, sono matto, ma non fino a questo punto, insomma. E ci sono andate perché è un bisogno, è il bisogno di uscire dalla televisione, è il bisogno di uscire dalla passività che la nostra società ha. Lo dobbiamo incanalare meglio, dobbiamo studiarla ancora, è tutto imperfetto, ma non è un fatto casuale questo, non è un fatto casuale che la gente chiacchierasse, si divertisse, stesse volentieri lì, perché capiamo tutti che non possiamo andare avanti in una società che ci viene frammentata dalla televisione solo, abbiamo bisogno di un'espressione attiva, poi ne troveremo delle altre oltre le primarie, no? Ripeto, non mitizzo questo aspetto, ma prendiamolo come uno dei tentativi per uscire da questo problema. Prima di dare la parola, penso anch'io che questo sicuramente dovrebbe diventare uno dei temi di impegno dell'Unione, ridare attività, ridare possibilità all'elettorato di essere attivo anche al momento in cui sceglie prima delle elezioni la propria rappresentanza, quindi coinvolgerlo fin dall'inizio. Credo che ci sia un gran bisogno, che il vuoto che si è un po' creato tra eletti ed elettori, forse lo si può cercare di colmare
coinvolgendoli più direttamente, gli elettori, fin dall'inizio, fin dalla scelta della propria rappresentanza. Vede, quei pomeriggi che si passavano discutendo collettivamente in politica, o in parrocchia, o nelle sedi politico, ai cineforum, ai circoli di cultura, ma non erano mica cose da poco quelle, eh? Erano i modi con cui adagio si formava una classe dirigente. Noi dobbiamo pur pensare a questi momenti, capite? Poi ripeto, io ho pensato a questo strumento, qualcun altro penserà ad altri strumenti, ma dobbiamo porci il problema di un ruolo attivo della gente in politica, perché se non c'è questo il paese finisce male. Vince l'astensionismo. Ci sono altre domande, altri interventi? Poi non so quanto tempo avete ultima, ancora. Ultima, sono esausti. Sì. Poi alle 7 si va a cena, qui siamo in pianura padana. Diciamo anche quelle, c'è cioè il caos totale, non sanno più commentare i famosi voti. Allora, in questi 5 anni c'è stato un notevole attivismo, gente che si è data da fare, si è fatta sentire. Allora, io credo che ci sia una grande aspettativa, soprattutto rispetto a questa formazione, scuola, e credo che una delle domande, diciamo, una delle aspettative è proprio su che cosa si farà di questa legge e di tutti i provvedimenti. Cito ad esempio lo stato giuridico degli insegnanti, se dell'università, diciamo, ma non voglio andare a analizzare gli aspetti particolari della legge Moratti dei programmi scolastici, ma soltanto alcuni punti di diversità fondamentale, no? Il famoso problema della scelta prematura dei ragazzi. Io cito un episodio nel libro perché mi è così caro che non si scelga di ovvietà, perché poi l'adolescenza è un'età in cui non è ancora in formazione. Io cito nel libro quando andai a prendere il giudizio, io alla scuola media inferiore sostanzialmente giocavo al pallone, no? E mi sembra anche giusto tutto sommato. Arrivo alla terza media, tiro così, sono promosso, non dico col minimo, ma insomma non più di tanto, e arrivi il giudizio, dice solo con un grande sforzo potrà andare alle scuole magistrali, ma sconsigliamo, eccetera. Lo prendo, lo metto nella buchetta, passeggiando con mia moglie, ricordavo ancora di averlo messo in un tombino, no? Lì ci ho messo, e ho fatto poi la maturità classica migliore d'Emilia, ho avuto un premio per questo, quindi vuol dire che a quell'età lì uno può mica decidere la vita di un ragazzo, no? Per quello che sento così forti questi aspetti, no? Noi dobbiamo avere una scuola in cui a quell'età lì si decidono i genitori, decidono, voglio dire, se io non fossi stato in una famiglia in cui la scuola mollavo, no? Mollavo perché questo qui secondo me è un delitto enorme, no? Quello dell'obbligo di scegliere a 12-13 anni, non lo dobbiamo permettere. Probabilmente ci sono dei problemi poi complicati in cui dobbiamo anche
che ancora non abbiamo meditato a fondo, come ripescare tutta una serie di coloro che rimangono indietro. Avremo un problema dei figli degli emigranti, su cui non abbiamo ancora meditato abbastanza. Dobbiamo costituire anche delle reti di ripresa di questi ragazzi. Ma a parte questo, c'è un discorso molto importante che non si sceglie nell'età in cui il ragazzo non è ancora formato. Poi l'altro problema è di avere umiliato le scuole tecniche. Questo per me è inammissibile. Io descrivo la storia dello sviluppo italiano come la storia dei periti, e Bologna ne sa ben qualcosa. Qui la scuola tecnica assume il liceo con alcune linee tecniche in cui ti danno un'infarinatura così, ma non ha la dignità. Quindi un'altra delle direzioni in cui voglio procedere è proprio una grande scuola tecnica che sia quella del XXI secolo, quindi che vada al di là dell'età del diploma, che vada anche in un triennio successivo. Questa è la seconda cosa. La terza è ricostruire dignità e ruolo agli insegnanti. Gli insegnanti soffrono, non ce la fanno a tenere insieme i ragazzi, e allora il problema dell'autonomia scolastica, non vista come anarchia, ma anzi vista come in un quadro, in una cornice comune, un quadro in cui l'insegnante abbia la responsabilità anche di decisione fondamentale. Alludo ad esempio la stessa manutenzione della scuola, l'edilizia, le decisioni sulla vita pratica della scuola. Ormai debbono ritornare alla comunità scolastica, ecco, oltre a decisioni didattiche che non possono più essere prese a livello burocratico centrale soltanto. Queste sono le osservazioni di fondo che io faccio all'orientamento della legge, quindi non tocco aspetti tecnici particolari, ma queste grandi filosofie di base. Faccio un commento come operatore della scuola. Tu hai ragione da vendere, perché in questi 5 anni il senso di malessere continuo di tutti quelli che hanno lavorato nella scuola è stato crescente. È stato crescente perché tutti, dall'asilo fino all'università, avevamo l'idea di essere impegnati continuamente in questioni interne, lo stato giuridico, l'organizzazione dei crediti. Cioè, la cosa più terribile che questi in 5 anni hanno fatto, ci hanno messo fuori dall'interesse delle persone. Invece la contraddizione è proprio questa. Se oggi ci sono 2 strumenti con cui questo paese può rilanciare, e questo Romano lo diceva da sempre quando facevamo gli studenti noi, è che le 2 chiavi per lo sviluppo del paese sono ricerca e innovazione, risorse umane ed educazione. Allora, il massacro che è stato fatto della scuola, dell'università in questi anni è stata una visione puramente suicida. In realtà abbiamo trattato la televisione come se fosse una fiction televisiva. Passiamo anche questa, poi ne arriva un'altra. Cioè l'abbiamo banalizzata e nel contempo l'abbiamo confusa. Il lavoro da fare è proprio il lavoro che si diceva. Dobbiamo riprendere il senso che l'università, la scuola fino all'asilo sono l'unica chiave vera con cui un paese civile, paese democratico, ricomincia a muoversi. Allora, anch'io credo che non sia, bisogna andare a vedere i pezzettini delle diverse leggi, anche perché questi hanno fatto una quantità di leggi, una quantità di regolamenti, una quantità di eccezioni ai regolamenti, che la maggior parte del nostro tempo è riunirci per capire cosa ci stanno facendo fare. Però questo è uno dei punti chiave di tutta la storia. Nel libro c'è un pezzo molto bello, che è proprio l'idea di un'idea di scuola. O la scuola è una comunità educativa, o altrimenti noi perdiamo non la scuola, perdiamo il paese. Ora, dato che in questi anni il tentativo di perdere il paese è andato molto avanti, io sono convinto che faremo come i vecchi contadini che passavano la grandine, guardavano i danni, perché bisognerà guardare i danni, e poi ricominciamo.
Chiudendo, credo che però questa comunità educativa debba lavorare tanto con tanti altri settori della società per fare i conti con i problemi dell'adolescenza. Cioè, credo che uno dei problemi, tutte le volte che vado a parlare di scuola, poi si arriva lì, è cambiato, dov'è che sono cambiati tanto i nostri ragazzi? Dai 13 ai 16 anni, proprio in quel periodo in cui, tra l'altro, siamo incerti su che scuola dare. E credo che riaffrontare questo problema riguardi tutti, riguardi che gioco fa la televisione su questi problemi, che cosa vuol dire che i nostri ragazzi lavorino sempre intorno a un computer, il problema delle relazioni col territorio, se ancora è l'ambiente che loro cercano, quello della polisportiva, della vita di quartiere, eccetera. Cioè, credo che per risolvere i problemi della scuola, allora il sociale, allora l'organizzazione della vita delle famiglie, insomma tutte le cose devono ripensare a questo grande mistero, perché in tutti i programmi politici delle nostre amministrazioni locali si parla di servizi per l'adolescenza, attenzione all'adolescenza, però credo che sul piano proprio della conoscenza del fenomeno sia uno di quelli su cui ancora siamo più deboli, da qui perciò la necessità, questa è una richiesta che viene dalla scuola e di cui, rispetto a cui la scuola ha bisogno di interagire con l'esterno. Detto questo, un'ultima riflessione sul fatto che questo è saltato fuori anche in quest'ultima conversazione, è un libro molto emiliano. Forse è il limite del libro, lo dico perché io sono andata forse più fuori di Romana a presentarlo, è la storia delle nostre città, dei nostri quartieri, delle possibilità che hanno dato ai nostri figli, le nostre scuole materne, ma anche tutte le reti scolastiche. È un libro emiliano, confesso anche dell'aneddotica, lo ricordo perché vedo Giancarla Codrignani qui davanti. Paradossalmente è interessante per esempio ricordare che un episodio molto importante del libro, che è il racconto di un mio incontro con le donne di Plaza de Mayo, che avevano bisogno di avere un contatto col governo per riavviare il processo per ritrovare i propri nipoti portati via dalla dittatura. Beh, questo incontro mi è avvenuto attraverso un normale colloquio di Bologna, chiacchierando a Bologna con Giancarla Codrignani, a dire anche che questo modo di vivere delle nostre città consente di andare ben oltre alle quotidianità della nostra vita delle cittadine. Grazie a tutti. Ascolti, è un messaggio di speranza quindi quello che ci date rispetto all'insieme, cioè finalmente la politica si vuole riavvicinare ai cittadini, perché noi sentiamo questo bisogno. Ma il libro è una storia personale che, ricostruendo quello che abbiamo visto in 50 anni di vita, descrive come ci siamo fatto l'idea su come dovrebbe essere la scuola, la politica, la famiglia, l'Europa, e insieme è un po' il metodo con cui si devono affrontare questi problemi, perché in fondo pensiamo anche semplicemente all'Europa, alla politica europea, non è stato mettere insieme tanti paesi? Quindi anche in ambito interculturale e interreligioso per voi è una cosa importante anche questa, cioè contemplate anche questo ambito? Beh certo, insieme vuol dire convivenza. Grazie, grazie.